Ciao gente, io sono Xana Kobi e oggi siamo tornati su La Domenica Wakfu. Una settimana! Manca solo una settimana alla fine della scuola. Oggi, invece di continuare con la nostra avventura, vi farò vedere un'altra specie di tutorial. Come le altre volte, informativo. Oggi parleremo delle opzionalità del nostro inventario e del nostro zaino. Ci troviamo su poche per spiegarlo un po' meglio. Allora, iniziamo dalla cosa più semplice, l'inventario. Non tutti sanno come funziona del tutto un inventario. Allora, vabbè, notare tutta la sporcizia che c'ho qui dentro. Vabbè, lasciamo stare. Allora, innanzitutto, vabbè, qua vanno le armature, il casco, eccetera eccetera. Qua il costume, io ne ho due, che ce lo dovrebbero avere tutti all'inizio. Questo lo si può prendere gratis. Sarebbe così. Che è cambiato, mi sa. No, è vero, è a seconda della gilda. Giusto. Poi qua abbiamo lo scudo, o una seconda arma. Abbiamo la spada iniziale. Cioè, non una spada iniziale, una spada. E qua abbiamo un accessorio che io nel mio precedente account avevo, un cuore della passione o roba del genere. Qua si mette il pet da cavalcare e qua il pet amichevole. Una cosa che in pochi sanno è che qua queste cose, craft bug, si mettono queste scatole, queste box craftabili ovunque. E si può mettere un determinato tipo di oggetto, in questo caso la roba da farmare. Questo account di chest, non so neanche a cosa serve, però c'è scritto di trasferire gli items e le monete tramite un altro giocatore di un altro account. Non chiedete a me. Un'altra cosa qua. Aspettate, e ora sta laggando perché sta aprendo i sidekick. Questi cosi possiamo mettere anche a loro degli oggetti sopra. Tranne il costume e questi, il pet da montare e questo coso. Per chi non sapesse come trovare queste cose, cioè la scatola, eccetera eccetera, tutta questa roba, o lo compra da un negozio come questo, cioè non un negozio, intendo dagli altri giocatori, o se lo crafta. Da qui è possibile craftare tutto. C'è craftabile tuttissimo. Una cosa che credo sappiano tutti è come avere i personaggi secondari, gli assistenti, dico. Eroi e sidekick. Basta cliccare qua. Momento lag. Qua ci sono tutti i miei altri account, personaggi. E qua troviamo i sidekick, che sarebbero gli assistenti. Si possono anche comprare gli assistenti con i soldi veri, intendo, eh. Tipo, se andiamo allo shop e non mi fa laggare, andiamo su sidekick. Vabbè, se ne hanno tutti una volta alla settimana, tranne questi tre, quattro. Tranne questi quattro. Questi quattro li si possono solamente comprare invece di trovarli a giro. Oltre a questi ci sono anche questo, che è un'ottima cosa. Uno di questi giorni mi comprerò questo, forse. Comunque, basta. Abbiamo parlato dell'inventario, una cosa abbastanza semplice. Ora passiamo allo zaino. Io il mio zaino l'ho arricchito molto, ma molto. Vedete come si è esteso, si è espanso. Bene, ora iniziamo a spiegare un po' nei dettagli come ingrandire lo zaino. Tramite qua, Manage Heaven Bag. Ci sono queste gemme che le si possono acquistare al tempio della scrittura,
Che queste gemme le si comprano ovviamente con le monete, gli almoken. Che sarebbero, ogni volta che vai a pregare ti regalano un almoken. E con questi almoken puoi comprarti, con 5 almoken puoi comprarti una gemma di qualsiasi colore, tranne verde. Con 15 quella verde. Quella verde è piuttosto rara. E non è rara perché è super introvabile. Cioè è rara perché è la più utile di tutti. Si può coltivare qualunque cosa in quella verde. Poi dopodiché c'è anche Manage the Heaven Bag's Appearance, cioè l'apparenza dello zaino. Io ho messo quello da mercante perché, insomma, ho tantissima roba da vendere. Però c'è anche quello da decorativo, da giardino, da crafting. Da mercante, il mio. E se ne possono acquistare altri dallo shop, come sempre. Poi c'è la sala della console. Da qui si può vedere chi ha acquistato cosa e quando. Tipo, 251 di sale. Sono stati acquistati da Draco Tenebris per un totale di 12.000 kama e 550. Il lunedì, no, sabato, vado, sto male, il maggio 6, eccetera, eccetera. Però si può vedere anche quelli in precedenza. La mia prima vendita, no, non pensavo fosse questa roba così, forse c'è un limite. E fin qua è tutto semplice. Poi c'è questo coso. Cos'è questa cosa? Ah, adesso ricordo, allora. Ah, adesso ricordo. No, questa cosa è bella. Allora, praticamente c'è, questo è gratis per la gilda. Posso dare un pagamento tipo qua, questa distilleria. Cioè, normalmente a zero nessuno lo può usare. Però, se, cioè, dal livello 0 fino al 40, si possono mettere dei pagamenti. Bella cosa, sì, bella cosa. Tipo, io per utilizzare questa cosa non pago niente, però un altro... Perché ha smesso la musica? Però un altro che entra nel mio zaino può entrare e pagarlo a 50. Come on. Oh, perché c'è così silenzio? Io voglio uscire e rientrare. Che è successo a tutta la musica? Oh, ecco, rieccola, ecco, così va meglio. Allora, qua è la console per bloccare il proprio zaino, cioè nessuno può entrare e nessuno può entrare. Qua invece si può decidere chi può camminare dove. Tipo qua, che sarebbe il giallo, tutti possono entrare. Insomma, io ho messo tutto... Tutti possono entrare, insomma. Questo è solamente per persone speciali, più o meno. Ora passiamo alla chest. La chest si può ingrandire, ma di molto, eh. Il primo viene dato sempre, sempre. Il secondo viene dato quando si completa la missione, eccetera. E gli altri o li si acquistano o li si craftano. Io questi due li ho acquistati. E cosa intendo per acquistarli? Intendo, non so, questo è il più difficile da tutti, sia da acquistare che da craftare, eccetera. Insomma, questi tre erano, due, tre, quel che erano bloccati, c'è scritto. Tu hai bisogno di avere l'item Collector Ikia Kit, questo. Io appena ho questo items, clicco unlock, però mi manca l'item, e lo sblocca. Così si ha molto più spazio di prima. C'è anche il mio... Facciamo vedere il mio amico Tucano, che sta diminuendo di fame. Che poi vi farò anche un tutorial su come rianimare, aiutare questi poveri animali che teniamo noi. Picciotti, eccetera. Insomma, detto ciò, tutto il resto lo si può craftare o acquistare, uguale. Io tutti questi quattro, tranne la distilleria piccola, li ho craftati da me. Lo stesso, vabbè, questo non serve a niente, questo l'ho craftato per bellezza, questo l'ho acquistato e tutto questo l'ho craftato. Dai, passiamo a questo.
i tipi di risorse da vendere. Come vi ho fatto vedere prima, si può craftare queste cose. Ora vi faccio vedere un po' nel dettaglio perché non penso abbiate capito un po' così. A proposito, devo craftarmi l'arco. Intanto ho smesso la musica, ci si vede tra un po', dai. Ok, siamo pronti per craftare il mio amato arco. Che ho sbagliato posto. Comunque, quello per vendere più roba, cioè, hanno questa forma di solito. Poi questo è un determinato, cioè solamente per la roba fatta da farmer. Qua invece solamente le robe da indossare, le armature, insomma, eccetera eccetera eccetera. Però finalmente ho aspettato un bel po' per craftare l'arco, perché mi mancava l'esperienza. Però finalmente sono riuscito a trovare tutto ed ecco l'arco che faccio. Con l'80% di possibilità deve venire per forza quest'arco, dai. Boom. Comunque andiamo subito a provarlo. Che tra l'altro lo si può anche gemmare, no? Cioè, per gemmare io intendo... Ora vi faccio vedere. No, non si può gemmare. Comunque per gemmare io intendo mettere una gemma. Comunque togliamo questo e mettiamo questo. Ah, bello qua. Un controllo 32 di vita, 8 dodge, 4 elemental divise, eccetera eccetera eccetera. Andiamo velocemente a combattere contro qualcuno o qualche NPC. Sono di livello no, 50, non abbastanza forte per quello di là. Comunque, prima di combattere voglio mettere anche la mia spells, quella bella. Aspetta un attimo. Ah no, niente niente. Vabbè, lasciamo stare. What the floors. Ok, combattiamo con questo piccino. Vai, credo che lo finiamo solamente con il nostro arco. Allora, non credo servano frecce nell'inventario. Ok. Oh, che bello! Oh mio Dio, è l'arma più bella che io abbia mai avuto. Cioè, l'attacco a distanza è bellissimo. Proviamo. Fa anche un suono di armonica, se non sbaglio. Ma io, sapete come sono fatto, voglio combattere con quelli forti. E quindi, niente. Combattiamo con un NPC forte di livello 60. Io sono all'incirca livello 50. E ora l'ho perso, quell'NPC che stava qui vicino. Dov'è finito davvero? Cioè, io per NPC non intendo quelli con cui parli, tipo questo qua, ma intendo quel... Ecco, questo è un NPC. Come riconoscerli? Perché ci sono anche i personaggi vestiti così. Se tu clicchi destra con lui c'è scritto solamente attacco invece di messaggio, eccetera. E allora aspettate un attimo, io ho bisogno di quella spell forte. E però voglio usare anche questa. Dai, faccio così. Boom, dove è finito di nuovo? Insomma, lui di solito si aggira così, in questa zona, eccolo. Boom. È di livello 60-50. Me lo ricordo perché l'ultima volta che l'ho attaccato ho fatto una di quelle figuracce proprio. Lasciamo stare. Allora. Sì, si può fare. Oh, ma prima non era... Aspetta, di che livello è? Ah, 60, allora è fattibile.
No, prima non era uno steamer, era un... un sadida, una sadida, mi ricordo. Boom, finito. Vediamo cosa mi dà. Mi dà solamente un po' di esperienza. Pochissima esperienza. Comunque niente, io il video lo vorrei concludere qui. Però prima voglio dire un'ultima cosa. Allora, oltre a tutto quello che avete visto, vabbè, questo io l'ho acquistato la maggior parte. L'unica cosa che avevo già era questo del mio altro account e questi due. E anche questo. Vabbè, un'ultima cosa che volevo dire è che una cosa brutta di questo zaino è che non si può combattere all'interno. Cioè, a me sarebbe piaciuto fare una specie di mini arena in cui si poteva combattere. O forse si può combattere, no, ma non credo. E niente. Tutto questo era quello che avevo da dire. Spero vi sia stato utile un po' quello che vi ho detto. Cercherò di capire a cosa serve questo, ma credo che l'abbiate già capito voi, credo. E basta. Per questo video può finire qua. Eccetera, eccetera. Noi ci si vede alla prossima.